Ciao a tutti da Mero Carbone, oggi vedremo insieme, insomma, pagina 32 e 33 del metodo per fisarmonica super facile. Vedremo i bassi alternati di settima, qui sono abbastanza più impegnativi, diciamo rispetto ai bassi, quelli semplici. Ovviamente questa lezione è dedicata a chi ha fatto già i bassi, quelli maggiori alternati, i minori alternati, perché per la settima basterà solo allargare di un tasto e come il minore basta che il 2 si va più qua, quindi si allarga di un bottone. Il minore era questo, col 3 che effettuava l'alternato. La settima basta allargare il 2, quindi questo dito va a prendere la settima. Questa, la settima già conosciamo, già sappiamo, sapete fare questo. Il 3 va qui. Cambia solo questo, ecco qua nella foto si vede bene. Questo alternato viene effettuato dal terzo dito, come il minore, solo che il secondo dito è più largo, chiaro? Ecco qua. Qua c'è lo schema, ho fatto, vedete, 4, 2, 2, l'alternato, ecco qua, questo che ho fatto rosa. La sequenza è questa, 4, 2, 2, 3, 2, 2. Quindi è come il minore, dovete prima aver capito il minore che era questo. Quello di settima avvicino un po' questo, il minore è questo, minore è questa, settima un tasto più largo, il 3 sempre qui, sempre dita fermi sui tasti, quindi è questo, senza sollevare, sempre proprio incollate i tasti, va bene? Ora il tolgo, così 4, 2, 2, il 3 viene qui, 3, 2. Chiaro? Il 3 va qua davanti. Fateli davanti lo specchio, è molto più semplice all'inizio, soprattutto per capire il movimento. Ancora questo 4, 2, 2, 3, 2, 2. Poi andate, insomma, dopo aver fatto questo, insomma, in prima posizione, diciamo sul tasto 1 e fate la stessa cosa. Ancora sul 2. La stessa cosa, salite ancora qui sopra, uguale, ancora questo, e ridiscendete. Sotto il Do ci sta meno 1 e fate questo. Stesso discorso, va bene, lo ripetete tantissimo, è molto importante, chiaro? Quindi la settima, questo si aggiunge il terzo dito che fa il basso alternato, effettua questo. Chiaro, ho fatto questo, poi potreste, diciamo, collegare, fare un esercizio, diciamo, andate sul Do, fate l'alternato, andate sulla posizione 1, che è questa, e fate la settima. Ancora questo, Do, normale, andate sul Sol e fate, diciamo, preparate la settima e fate. Chiaro? Ancora questo Do alternato, poi il Sol, fate basso e alternato. Chiaro? Ovviamente questo va ripetuto tantissimo, ci sta anche diciamo, un esercizio che ho dedicato praticamente a questo qui, insomma, però vabbè, ora è inutile che andiamo a prendere, vi ho fatto già vedere ciò che dovete fare, insomma, dal Do. Questo lo fate, non c'è scritto, insomma, lo troverete ancora più avanti, però fate questo, Do, lo alternate, andate su, sopra, sul 1, insomma, quindi tasto 1, fate la settima di 1, 1, 7, con la settima, 1, l'alternate, e tornate sul Do, sempre questi due, alternato, 1, con la settima. Piccolo discorso, insomma, tecnico con chi magari ha detto ai lavori che magari non guardano nemmeno questo video, però è così. I bassi di settima sono semplificati perché spesso si fa prima, diciamo, non la tonica ma la dominante. Però no, va bene così, quindi come li suonano, diciamo, molti nel liscio, diciamo, sono così, quindi. Sol 7, cioè posizione di Do, quindi Do,
salite sul, diciamo, prima posizione, salite ancora, magari fate la stessa cosa, chiaro? Quindi ripetete questo che è importante, il passaggio dal maggiore alla settima sui tasti che si trovano sopra il do praticamente, va bene? Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!